Allora, Stadio Radio in contatto con Giuseppe Monno di Tutto Bari e Radio Popiz. Buonasera, Giuseppe. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, intanto grazie per essere intervenuto qui da noi. Grazie a voi per l'invito. E allora, la prima domanda è, il Bari si ritrova a dover giocare questa partita, questo scontro diretto contro il Locri, che cosa si aspetta la piazza e la città e la squadra da questo match? Sicuramente vincere per tornare appunto a ritrovare quella serenità nel gruppo che si è un po' persa in queste due gare, in questi due pareggi. Immaginate vedere il Bari in Serie D e pareggiare due volte consecutive, la piazza non un po' sta... Mi sento male? Mi sentite bene? Noi ti sentiamo benissimo. Ah, ok, allora ho avuto un'interferenza. Immaginate appunto pareggiare per due volte consecutive senza tirare in porta nemmeno una volta. La piazza è un po' in tensione per questo fattore qui. Secondo te, diciamo, il Locri allora potrebbe avere come arma a suo vantaggio il proprio entusiasmo oppure proprio la tensione che in questo momento hanno addosso i Galletti, vista appunto questa doppia frenata, chiamiamola così? Allora, il Bari deve vincere. Oggi le parole di Cornacchini erano chiare in conferenza stampa. Bisogna vincere. Però questo può essere una lama a doppio taglio proprio per il Bari, nel senso che il Locri arriverà qui a Bari, al San Nicola, a giocarsi, diciamo, la partita della vita da un lato, però in maniera serena, nel senso che non ha nulla da perdere alla fine, perché proprio perché era partita per il discorso salvezza si ritrova a giocarsi uno scontro diretto al San Nicola, quindi chiaramente gioca con un atteggiamento più sereno, a differenza del Bari che comunque dovrà fare la partita sicuramente, deve assolutamente vincere, e questa potrà essere appunto un'arma a doppio taglio. Non è mai certo quando entri in campo con quella testa davanti a 12.000 persone, tra l'altro che sappiamo bene che quando giochi davanti a 12.000 persone e hai solo un risultato nella testa può creare qualche problema. Un'ultima domanda, Giuseppe, il Bari come arriva negli uomini, cioè la rosa a disposizione di Cornacchini, quali defezioni e a livello fisico come sta? Allora, domani il Bari potrebbe cambiare proprio il modulo e schierarsi con un inedito 4-2-3-1. La scelta avrebbe due motivazioni di fondo: gestire appunto l'assenza dell'infortunato Aloisi, che è appunto un under, e cercare di dare un'impronta più offensiva. Saranno della partita, quasi sicuramente giocherà Pozzo e Bon dal primo minuto in attacco al posto di Sineri, e ci sarà l'esordio per il giovane Turi a destra. Quindi troveremo la difesa con Nannini a sinistra, i centrali saranno Di Cesare e Cacioli, a destra appunto troveremo Turi. Il centrocampo sarà invece composto da Mlili e da Piovanello, quindi giocherà Piovanello con Brienza dietro le punte, che saranno appunto Pozze, Bon e Simeri. Perfetto, io Giuseppe ti ringrazio, sei stato molto esaustivo oltre che disponibile, e ti do appuntamento a domani, perché domani mattina partirò alla volta di Bari. Un buon viaggio. Grazie. E che sia una bellissima giornata di festa. Non c'è dubbio, grazie mille. Ci aspettiamo a Bari. A domani.